Padre Pio, con il suo paterno sorriso, ci ricorda che essere cristiani è semplice, ma non è facile. E ogni uomo e ogni donna che vorranno essere cristiani dovranno prendere ogni giorno la loro croce e con pazienza e amore seguire Gesù crocifisso. È la riflessione consegnata dall'arcivescovo Michele Di Ruberto, segretario della Congregazione delle Cause dei Santi, ai fedeli che hanno partecipato alla messa vespertina del secondo giorno della novena in preparazione alla festa liturgica di San Pio da Pietrelcina, il 15 settembre del 2008. Il cuore di Maria, proprio perché il più vicino al Dio crocifisso, è il cuore che più di tutti ha sofferto insieme a lui. A questo mistero di intreccio tra la mamma e il figlio, San Padre Pio, nella luce della spiritualità francescana, si conformò per incontrarsi con Cristo, per vivere in qualche modo la sua vita. Amò Cristo, imitandolo come modello ed esemplare, incorporandosi a lui nei sentimenti, nei gesti e nelle tendenze, e infine identificandosi con lui fino a gridare con San Paolo: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Questo percorso ascetico e mistico è chiaro dagli atti processuali della causa di Padre Pio, molto voluminosa. La dimensione delle sue virtù teologali e delle virtù morali raggiunse l'espressione più alta nel vivere il dolore scelto e plasmato dall'amore. Basta leggere, bisogna leggere tutto quello che ha scritto Padre Pio per rendersi conto di questo percorso che ha vissuto il santo. Ma io sono nella terra di Puglia, sono pugliese. Dico, basta leggere le pagine della corrispondenza e della direzione spirituale che ha tenuto con la venerabile Genovesca de Troia, provata da malattie indicibili da diventare una piaga. Lì bisogna leggere lo spirito di Padre Pio. La identificazione di Padre Pio però è segnata da un momento particolare della sua vita. Nel 1916, dopo aver peregrinato per diversi conventi, giungeva su questo monte del Gargano, reso sacro dall'apparizione di San Michele, il principe degli angeli, un umile frate, Padre Pio da Pietrelcina, seguace del poverello d'Assisi nella linea della fraternità cappuccina. Mi sento legato anche a questo perché Don Benito, per i primi tempi io facevo il catechismo per alcune domeniche, l'ho fatto nel paese di Padre Pio, che era una miseria miserabile. Sappiamo senza alcun dubbio che esiste un disegno della Divina Provvidenza nella storia. Potremmo dire, penso, che c'è un suo disegno anche nella geografia. In questo territorio, infatti, Padre Pio si inserì così profondamente che quasi si identificava con esso. La grazia del Signore, il Dio della creazione e della salvezza, operò in lui al punto che i tratti principali del paesaggio garganico si stampassero anche nella sua spiritualità. Da questa terra il santo cappuccino imparò la calma pacificatrice e la ricerca della vita, l'avventura dello spirito e il coraggio della lotta contro il male, la scansione, cioè lo scandire della esistenza quotidiana e la straordinarietà di una bellezza che si manifesta all'improvviso. Pervenne così alla esperienza di una vita completamente dedicata a fare il bene, alla dimenticanza di se stesso, al superamento di ogni visione utilitaristica. Qui bisogna raccontare tante vicende di Padre Pio, che io conosco molto bene dagli atti processuali. Ma quello che è più importante, il momento più importante del suo percorso, io lo vedo, anche se non lo
è stato approvato ufficialmente dalla Chiesa. Il 20 settembre del 1918, improvvisamente questo monte divenne un nuovo Calvario, il luogo in cui l'umile frate, ad imitazione della Madonna addolorata, condivise pienamente la sofferenza del cuore di Cristo, accogliendo nella propria carne la crudezza delle stimmate. In quella eccezionale esperienza di identificazione, anche visibile, a Cristo crocifisso, Gesù non gli trasmise soltanto i segni esterni della sua passione, questo dovete comprendere, ma anche e soprattutto la motivazione profonda di essa, il suo appassionato amore per la umanità. Così il Gargano con la Verna costituivano un pilastro dove si inarcava un ponte luminoso, Francesco d'Assisi e Padre Pio da Pietrelcina. Si compiva anche per Padre Pio la profezia del vecchio Simeone: anche a te una spada trafiggerà l'anima, la spada della parola di Dio che lo chiamava a percorrere i passi del figlio crocifisso, la spada del dolore, la spada dell'amore universale. Padre Pio morì così il 23 settembre 1968. Il suo insegnamento resta costantemente presente nella vita della comunità cristiana e deve essere tale e dei singoli fedeli. L'insegnamento suo non bisogna soltanto affidarla a una certa pietà, ma affidarla alla convinzione profonda della fede che deve trasformare l'intimo della nostra anima. Egli, con il suo paterno sorriso, ci ricorda che essere cristiani è semplice, ma non è facile, e che ogni uomo e ogni donna che vorrà essere cristiano dovrà prendere ogni giorno la sua croce e con pazienza e amore seguire Gesù crocifisso. Così ha fatto Maria, la prima cristiana della storia, così ha fatto Padre Pio, insigne cristiano dei nostri tempi. Il Cardinal Parente, nel 1919, a un anno dopo le stimmate, quando era rettore del seminario di Benevento, non del regionale Don Benito, ma del seminario arcivescovile, aveva conosciuto San Pio e ne aveva tratto questa impressione. Sentite, mentre parlavamo, io scrutavo ogni movimento, ogni contrazione del suo volto, ogni lampo del suo sguardo. E così fin da allora, attraverso il suo contegno esteriore, ebbe la intuizione del suo interno misterioso. Comprese pienamente che il mistero di Padre Pio è proprio dei prediletti di Dio, mistero di amore e di dolore, riflesso del mistero di Cristo che assomma in sé tutto il dolore e tutto l'amore dell'umanità, ma purificati e trasformati in forze vive di redenzione e di salvezza eterna. Pertanto Padre Pio, conclude il Cardinal Parente, riproduce, stare bene a sentire le parole, e questa è la forza e il messaggio che ci dà Padre Pio, nel suo fenomeno e nel suo mistero, Cristo, agnello immolato per la salvezza degli altri. Anche noi siamo invitati a percorrere la strada dell'amore, e quando incontreremo la croce nella vita, non scoraggiamoci. Quello è il momento in cui il Signore viene a visitarci. Padre Pio, lo stigmatizzato del Gargano, il discepolo fedele di Gesù, ci sostenga con la sua preghiera e la sua testimonianza. La Vergine Maria, la Madonna dei Sette Dolori, ci copre con il manto della sua benedizione. Amen.